Buongiorno, buongiorno ragazzi. Oggi è sabato 27 luglio, sono le 9 in punto in questo momento e oggi dovremmo fare il Chamelier e il Giaffero. Solo che come vedete il tempo oggi non è esattamente dei migliori e quindi valuteremo momento per momento dove andare. Comunque sia, siamo a Souzetoux, sempre se si pronuncia così. Siamo per così dire al centro di un bellissimo posto quassù in Piemonte. Nei paraggi ci sono oltre 200 km di sterratoni d'alta quota, per cui la scelta non manca. Comunque sia, incrociamo le dita e vediamo un po' la giornata cosa ci porta. Buona visione! La prima meta che abbiamo scelto è il Saint-Mélieu. Qualche ora fa deve essere venuto giù un bello scroscio d'acqua perché nella strada ce n'è veramente tanta, bisogna andare piano piano. Intanto qui siamo a 1400 metri e ci sono 18 gradi. Siamo entrati fuori strada, credo che si cominci a salire. Ah, abbiamo anche queste cascatelle, guardate belle. Che meraviglia. Per ora siamo arrivati a quota 2000 metri, ne mancano 1000 ancora. Siamo a 16 gradi, dice l'Africa. Ah, troppa polvere qui, le faccio allungare un po'. Abbiamo fatto una sosta tecnica al rifugio, caffeino, e adesso si sale in vetta. Abbiamo pagato il pedaggio, 5 euro a moto, e adesso andiamo a 3009 metri. Fanculo. Bella qui. Inizio ad avere qualche doloretto ai deltoidi. Oh, un po' di respiro. Oh. Bello bello, tanta roba, altro che... Porca puttana! Cazzo! È tosta, io ve lo dico ragazzi, mamma mia, siamo a 2800, sono fermato a riprendere fiato un secondo perché altrimenti muoio. Semina. Approfitto di questi momenti tranquilli per andare piano e riprendere fiato perché, mamma mia, guarda il lavoro la neve.
Eccoci al Sommelier. Per la verità bisognerebbe fare un altro pezzettino, arrivare lì dove sono le moto. C'è da fare questo passaggio, ma abbiamo convenuto di non farlo. E adesso si riscende, sperando che il tempo non ci faccia brutti scherzi, perché è arrivato un nero che, vero? Oh madonna, che palle sti fuori strada! Ho i palmi delle mani che chiedono pietà. La voglia stringe i ginocchi. Ma il peso del corpo, cavolo, con queste pendenze lo fermi con le mani. E intanto qui sta un po' piovviscolando. Ti metti la tuta? Ah, ti aspetto. Ho paura per la strada, capito? Ok, mi sono messo l'antipioggia, andiamo bene la strada. Grazie! Non male, non male. Quanto resteranno gialle così? Bisogna stare distanti, perché se no mi fa l'idea dopo un pochino pigliano un altro colore. Guarda! 5, 1 e 6. Perché la temperatura, no? Abbiamo fatto pranzo a rifugio, perché qui è passato un vero e proprio diluvio, una bufera, è venuta giù un monte d'acqua. Tuttora sta piovviscolando, ma si è calmato e dopo un'ora e mezzo abbiamo deciso di ripartire. Nel frattempo vi dico subito che ci sono 10 gradi e alle mani ho un discreto freddo, perché ho indossato i copriguanti della Tucano e basta, che in pratica hanno preso quei 20 minuti d'acqua e si sono completamente inzuppati. Ho acceso le manopole riscaldabili e mi riscalderò con quelle. Scende bene, per fortuna, devo dire. C'è un pochino di fanghilla, ma con le gomme nuove, bene o male, si va. Poi c'è tanto sasso che aiuta. Devo dire che questo Mitas E07 più, pure E07 plus, non sembrerebbero essere affatto male. Sto parlando della posteriore. Sono messo guantini da enduro. Adesso dobbiamo decidere cosa fare, sono le 14 a momenti. Sicuramente non andiamo al Giafferò, perché con quanto è piovuto è un po' rischiosetto. Così testiamo anche le E07 nell'asfalto bagnato. Stiamo facendo un piccolo trasferimento verso una traccia interessante. Benvenuti a Cesana! Andiamo a farci la Valle Argentera, così mi ha riferito Alessandro. Valle Argentera a 5 minuti. 2 euro a testa. Anche qui abbiamo dovuto pagare il pedaggio. Che stradina carina. Bella, però. E anche la strada è molto simpatica, bella scorrevole, non proprio una tavola. Bello selvaggio, devo dire. Vieni, vieni! Ciao! Mamma mia, che bellezza! Madonna, quante mucche! Per la cronaca siamo quasi a 2400 metri. Mica male, eh?
la mucca che ti guarda mentre fai il tornante mette un po' in soggezione, lo devo ammettere, eh? Bellissimo cazzo! E adesso si riscende a fare lo slalom tra le mucche. Visto così non sembra, ma prima ci siamo arrampicati per una bella salitella, eh? Abbiamo fatto un po' di passaggi a quel guado, siamo fatti un po' di foto con la reflex, sono venute molto molto belle. Corone. Abbiamo fatto un po' i mongoli a tornare, d'altronde la stradina meritava, e adesso mi sa che torniamo in albergo. Siamo fermati a prendere un caffè visto che era iniziata a pioviscolare, ma come non ha proprio voglia di smettere abbiamo deciso di rientrare in albergo. Devo dire che il sommelier è stata una bellissima esperienza, l'unica bischierata che ho fatto perché non ci siamo capiti tra di noi è che mi bastava fare 50 metri a piedi per vedere il lago che c'è su in cima al sommelier. Detto questo, spero che non vi siate annoiati, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e alla prossima!